questo lavoro da 17 anni. Viale Dante, mannaggia, non siamo riusciti. Parcheggi si possono reperire anche qua, sulla via dell'Ops, del porto. Adesso andiamo al porto a vedere com'è la situazione, che è la parte più emblematica. Andiamo. Questo è il porto a mezzogiorno dell'otto. Qui c'è un parcheggio. Guardate, è tutto vuoto. È tutto, guarda, è tutto vuoto. Mezzogiorno al porto di Riccione. E questi mi vogliono venire a raccontare, guardate, guardate. E questi mi vogliono venire a raccontare che il 20%. Questi sono tutti locali che hanno soltanto la parte interna, quindi senza Super Green Pass non ci vai a mangiare, quindi in teoria l'80% ci dovrebbe andare a mangiare, no? I bambini sono esenti fino ai 12 anni, quindi ci dovrebbero andare a mangiare. E invece non c'è nessuno. Nessuno. Adesso andiamo verso Viale Ceccarini. Guardate i parcheggi degli alberghi vuoti. Lungomare vuoto, Atlantic, le vie interne dell'Atlantic vuoto. Ok, andiamo verso Viale Ceccarini. Andiamo verso Viale Ceccarini. La pista che di solito è attiva oggi è disattivata. Mm-mm. La pista di pattinaggio. La pista di pattinaggio adesso è più avanti. Il parcheggio dei tram, Villa Mussolini, è tutto deserto, non c'è nessuno ad aspettare bus, non c'è niente di niente, solo la polizia che fa avanti e indietro da sola. Allora, voi, eccoci qua. Eccoci qua, questa è Viale Ceccarini. Alle ore 12 dell'8 dicembre. Ok? C'è pochissima gente di qua, eppure di qua. Vedete?